Prova? Ok. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. La volontà come associazione Ariella di occuparci della nostra storia e delle nostre radici nasce con l'associazione stessa. Fin dall'inizio abbiamo portato avanti delle ricerche per scoprire, anzi per riscoprire quella che è la nostra storia, spesso dimenticata. Attraverso studi siamo riusciti a riscoprire quelle che sono le origini della nostra terra, della nostra storia e della nostra arte, sia e culturali soprattutto. Con l'Ariella abbiamo cercato anche di conoscere il nostro territorio organizzando un tour che purtroppo ancora non siamo riusciti a portare avanti, che partiva dai tempi più antichi, facendo conoscere uno dei nostri gioielli, quale la chiesa di San Marco, oggi santuario della Madonna di Costantinopoli. È stato possibile farli scoprire proprio qualche mese fa grazie a un'iniziativa della Regione Campania. Arrivando poi a tempi più recenti, ascoltando tramite testimonianze dirette durante l'evento la voce dei ricordi, attraverso persone che ci hanno fatto ricordare eventi della Seconda Guerra Mondiale e di quelli che sono stati eventi che hanno colpito il nostro paese. Questa è la voce del popolo, una voce che cerchiamo di portare avanti per fare in modo che la nostra storia e le nostre tradizioni non vengano dimenticate. Ora passo la parola al presidente dell'associazione Ariella, Biagio Palladino. Grazie dottoressa Limoni, io vi do di nuovo il benvenuto, vi ringrazio di aver accettato il nostro invito. Questa sera parleremo degli accadimenti che ci sono stati in tutto il territorio lungo nel 1799, accadimenti tragici, violenti, però giustamente cercheremo di fare un focus sulle nostre terre. Io penso che sia un diritto dovere dell'Associazione Ariella far conoscere questi avvenimenti che sono, tra virgolette, stati un po' trascurati nei libri di storia. Però il nostro lavoro finisce qua, poi lasciamo il libero arbitrio a chi ascolta di fare le proprie valutazioni e quindi il nostro lavoro si ferma qui. Io volevo ringraziare i nostri relatori, professor Riccardi, professor Di Miere e il presidente dell'associazione Alta Terra di Lavoro e il nostro, poi posso permettere, amico Claudio Saltarelli.
Grazie ragazzi. Io prima di passare la parola a Claudio vi volevo invitare a restare fino alla fine del convegno, perché in coda parleremo di un prodigio che è venuto a Cellule molto probabilmente nel 1799. Prodigio che poi è stato riportato da generazione in generazione, però quando i fatti poi vengono riportati arrivano un po' distorti. Noi abbiamo cercato di mettere insieme tutte le informazioni che avevamo in nostro possesso, alla fine siamo arrivati a una verità, possiamo definire simile al vero. Quindi vi invito a restare fino alla fine, anche perché poi ci sarà un simpatico omaggio per tutti. Grazie, passo la parola a Claudio. Grazie a tutti voi per essere intervenuti per questa bellissima giornata dedicata alla comunità aurunca di Cellule e dell'Alta Terra di Lavoro. Noi abbiamo iniziato tempo fa un percorso nel presentare questo libro di Pietro Masi che ripercorre le gesta di della marcia, la famosa marcia esamedisti appena sentita, che avete appena sentito cantare brillantemente dal gruppo degli Ariella, ed è stato il primo diario di guerra della storia, perché praticamente ripercorre veramente questa epopea eccezionale. Noi ogni convegno sul 99 mettiamo sempre questo libro, perché c'è molta gente che vuole capire, chi ha voglia di capire, chi ha voglia di approfondire oltre il convegno, con questo testo è, diciamo, che è la pietra miliare di tutto il 99 per chi ha a cuore le sorti identitarie degli insorgenti. E abbiamo iniziato questo percorso tempo fa, nella pentapoli aurunca l'anno scorso abbiamo iniziato a Sessa, in maniera molto difficile, però siamo riusciti a farlo, e poi abbiamo toccato Itri, Castelforte, Traiettola e oggi Minturno, e chiudiamo Santa Maria Capalvetere e chiudiamo oggi qui a Cellule, che a quei tempi non era nemmeno più Ducato di Sessa, ma era Demanio Reggio, perché finì il Ducato di Sessa e il re praticamente acquisì tutti i titoli pagando di tasca sua i vecchi feudatari e divenne Demanio Reggio. Perché con gli Ariella? Gli Ariella, quando ero piccolo, a me mi diceva, sono cresciuto con la vecchia teoria, mio padre diceva, se tu vuoi fare i soldi studia, studia, e questo oggi non si sente più, purtroppo non si sente più. E gli Ariella perché hanno questa, perché ho detto questo? Perché loro credono fermamente nella cultura e soprattutto stanno allevando tanti piccoli ragazzini a cui vogliono certamente far capire che se vogliono una ricchezza in futuro, che forse non è solo quella economica, devono studiare e devono abbracciare la cultura. La cultura abbraccia dalla fede, naturalmente. Quindi ecco perché io faccio un applauso a questi tutti presenti, perché fanno uno sforzo enorme per cercare di tenere questi gruppi e i ragazzini più piccoli, ascoltateli, perché questo lo fanno per voi, perché loro potrebbero fare ben altro, insomma. Io ogni volta che noi andiamo in qualche posto lasciamo degli omaggi a chi si ospita, e la stessa cosa farò oggi dando al presidente Biagio Palladino delle cose molto importanti. Però devo comunque salutare l'avvocato Abbate da Giuliano, notaio Abbate, l'avvocato Lombardi, l'avvocato Palmieri, Carlo Faiello, Giancarlo Rinaldi, tutta gente che è venuta da Napoli, da fuori, Enzo De Mario, da Caserta, per essere qui presenti e condividere per noi questo pomeriggio. Poi i relatori li presenterò dopo. Intanto oggi per la prima volta non soltanto do una mappa che voi conoscete, perché la do in tutti i posti dove andiamo, ma vi do delle cose che nessuno ha, e quindi Biagio vieni qua, te lo do. Allora, questa qua è l'ultima mappa di censimento del regno delle due Sicilie, della terra di lavoro, dove praticamente sicuramente appende l'Indenella, praticamente c'è tutto, quindi dati anagrafici, abitanti, addirittura dogani, vescovati, i livelli geografici, voi li vedete scritti molto piccoli, vi posso garantire che se andate a leggere si capisce tutto perfettamente. Questo andrebbe proprio portato come studio nelle scuole, perché dovete sapere che quando noi eravamo ragazzini si insegnava la calligrafia, e chi non scriveva bene vediamo tutto vuoto, invece se voi vedete qua come è scritto si legge tutto. Quindi questo è come quindi do a Ariella per...
Beh, doveva esserci Don Lorenzo, non c'è, pazienza, lo tenete voi, questo invece. Sta facendo un questa è una mappa delle diocesi, della diocesi del territorio del 1600. Questo non l'abbiamo dato a nessuno, una cosa molto rara e particolare, che è un pezzo di storia che riguarda tutti noi, qui parliamo, perché signori, la storia non è un porto, ma è un faro, e soprattutto non è che noi siamo retro, cerchiamo di essere nostalgici. Se vuoi capire il presente devi studiare la storia. Questo è molto molto interessante, diciamo che fa parte dell'impero delle Spagne, quando Napoli era la New York dell'epoca, e quindi anche il Duca. Grazie. Dovete sapere che molti Duca di Sessa erano automaticamente dal Gran Capitano re di Napoli, quindi questa è quella della diocesi. Grazie. Questa è l'ultima, che è molto molto particolare. Questa l'ho trovata in una chiesa di Gallinaro, di un prete, non sapeva nemmeno che cosa fosse. È originale in tela, per potergliela prendere e fare la fotocopia c'è voluto l'ira di Dio. Questa praticamente è la mappa della terra di lavoro del 1700, quindi inizia l'epoca dell'austriaca, perdono dal Papa Clemente, non so cosa sotto. Questa, come quella della diocesi, non abbiamo dato a nessuno, quindi anche questa... Sono grazie. Orgoglioso e contento di poterla dare a voi, sicuramente vi date il giusto valore, il giusto peso. Ci sentiremo con voi. Il mio intervento si chiude qui, questo qui poi dopo farò da passaggio di testimone. Noi ogni volta che facciamo questi convegni cerchiamo sempre di spezzare con un po' di arte, un po' di musica, un po' nulla di eccezionale, però... come avete visto gli Ariella, e ultimamente noi abbiamo fatto uno spettacolo molto importante sul brigantaggio, e oggi assisterete a due monologhi di Raimondo Rotondi in lingua laborina. Voi direte, Raimondo, voi direte che cos'è la lingua laborina? Signori, noi eravamo terra di lavoro per 7 secoli e mezzo e gli abitanti della terra di lavoro venivano chiamati laborini, e quindi la lingua è lingua laborina. E allora, il primo pezzo è dedicato al numero uno in assoluto, al più grande, che è stato Fra Diavolo, un uomo eccezionale che i suoi avversari l'hanno portato a mito. In Italia ancora è considerato un delinquente, qualcosa di incredibile, eccezionale, e lui farà un monologo sugli ultimi giorni della sua vita, dove anche lì riuscì ad essere un numero uno, perché nonostante gli fosse stato offerto di poter passare all'esercito giacobino francese con lo stesso grado e con gli stessi privilegi, e nonostante avesse 35 anni, moglie e 2 bambini sotto il utrabù, come dice, e ha deciso di farsi ammazzare, che a lui lo aveva giurato per un solo Dio, un solo popolo, un solo re. Dai, mondo lo porto. Colonnello Michele Arcangelo Pezza, Duca di Cassano. Ma per tutto quanto io sono stato sempre Fra Diavolo, fino a quando era piccolo. E voglio essere Fra Diavolo pure oggi, che mi stavo morendo. Oggi, sapete che giorno è? 11 novembre 1806. Il luogo fuori mi sta aspettando i trabucchi. Se Francese già è venuto, ho detto, se finì frere diavolo, domani, come parlano isse, che Saria dice, è finita Fra Diavolo, ma dispiace. Il pare vero che gli dispiace, che tutti quelli che si sono fatti passare, 7 anni fa, e pure stavolta, perché stavolta è venuto, gli hanno venuto, ma pensate che è venuto tanto liscio, no. Lo sapete perché mi hanno fatto Duca di Cassano? Perché a Cassano sono fregato una volta i francesi. Gli stavano a correre, scappavano innanzi. Io ho preso e mi hanno richiamato. Il re mi ha richiamato e mi ha fatto Duca. Mi ha fatto piacere che mi ha fatto Duca, ma non potevo aspettare una cica. Io non lo saccio, Va bene, e i 12. Mi hanno richiamato e poi mi hanno mandato a Sora. Gli Assori sono vinciuti una volta, la prima volta, la seconda volta no, la seconda volta è l'entrata del paese, e hanno fatto i strighe che sanno faisse ogni volta che riesce ad entrare. I scappenne a Boiano sono vinciuti una volta,
e poi invece era finito tutto male. Alla fine, lo sapete chi mi ha fregato? La farmacista. La farmacista mi ha fatto la spia e mi ha fatto arrestare. I francesi volevano che io, mi hanno fatto la proposta, te le danno il stesso grado che te, la stessa cosa entra l'esercito nostro. Ma fra diavolo e fra diavolo, non è uno che cagna come cagna niente. I chili sono stati e chi li vuole essere. E allora oggi mi tocca tra bocca. Voi che te ne sta dicendo che non fa piacere di morire, a chi gli fa piacere morire? A nessuno. Ma quando ti tocca, ti tocca. L'unica cosa che mi dispiace è che lascia una moglie e due figli piccoli. Mi hanno venuto pure a trovare. E quello mi è dispiaciuto, una madre. Ma sapete come si dice? Che chi ci sta, Giuseppe. Se le pare terne poi che campano, o con me o senza di me. Quello che mi ambisce più di tutte sono tutte le cerimonie che gli piacciono a San Francesco. Tiene a fare tutta la scena un po' di sé. Mi hanno mandato per far vedere che loro rispettano la religione, mi hanno mandato due monaci che per mestiere accompagnano i condannati a morte. E hanno venuto qua e hanno cominciato a fare la scena che fanno isse. Io sono provato a parlarci, a impacciargli un po' che capo di ghiacciere, ma non sa che non c'è capito niente. Tanto per essere che hanno mestiere. Accompagnano, che dicono vanno ai trabucchi. O se si Francesca, o se fra diavolo, allora è la stessa cosa. Dopo mi hanno portato pure alla messa. Mi sono confessato, mi sono fatto la comunione. E mo che sto uscì fuori, sento la gente che mi chiama, che applaude. Ma sapete, io lo mio oramai lo so fatto. Chi di che resta, no? Tiene a pensare loro a quello che tiene a fare. Io sento pure che ho scoppettato. Però vi dico, state attenti. Quando mettete mano a ferra, tenete a sapere quello che state a fare. Perché se i francesi non ci vanno tanto al cielo, ci mettono niente a stare con tutto quanto. Io vi sono detto, oggi fra diavolo azzecca che la scala gli è finita, ma la sera è fatta. E voi che restate, tenete a fare il vostro, come lo so fatto io. E così, l'11 novembre 1806, morì il colonnello Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano. Ma fra diavolo non sei morto, tanto è vero che roba più di 200 anni ancora non stiamo a parlare, perché alla fine fra diavolo siamo noi, è lo spirito nostro, è quello che sappiamo fare quando ci mettiamo sotto, quando ci impegniamo a fare le cose. E il 1799 è stata la leggenda nostra, la leggenda della gente nostra. E ricordatevi bene che a chi vuole far scordare il 1799 o voglio far ricordare in una maniera, non vi va bene. Volevo soltanto approfittare di un momento di pausa per salutare l'assessore Di Meo. Grazie. Voglio salutare anche Torino Morello che è sempre presente con il notaio Orbate, quindi siamo in buona compagnia. Quando Biagio abbiamo cominciato a frequentarci, lui diceva sempre: no, io voglio accedere alla gente di cultura, e io l'ho accontentato. In quel periodo così importante del 99 c'è stato anche un personaggio molto molto importante, la padre De Paolo, che insieme a Monsignor De Felice ha tratteggiato una parte cattolica della Chiesa, si può dire insorgente, che in quel periodo stava completamente, era frastornata fra il catechismo imperiale, fra quello repubblicano, e loro furono fautori anche del catechismo reale.
Oggi per parlare di questi fatti viene da Villa Salentina, quindi parliamo dopo Eboli, il professor Fernando Di Mieri, che è venuto qui gratuitamente, quindi non soltanto è una cosa importante da dire, perché fare tanti chilometri e essere qui e onorare e vedere tanta gente per lui è un motivo di soddisfazione. È un tomista, è un dichiano ed è uno molto esperto in tematiche clericale, religiose, quello che riguarda la religione cattolica. Ed ecco, lascio la parola a Fernando Di Mieri. Grazie, buonasera, buonasera a tutti e grazie a Claudio, il quale ha pensato a me per questo appuntamento, grazie agli organizzatori della serata, chiunque insomma faccia un po' le cose che facciamo noi e quindi organizza un po' di qua, un po' di là, quindi avere tante persone qua in sala, tra l'altro accompagnate da questo coro che è straordinario, quindi complimenti, infatti questi bambini, quindi grazie a tutti veramente per questa accoglienza. Io poco fa ho parcheggiato e ho chiesto insomma sta bene la macchina qua eccetera, un signore che è qui presente in sala mi ha detto no, ma noi siamo accoglienti qua, noi siamo accoglienti, e difatti è la prima sensazione che si prova venendo qui a Cellole, proprio di sentirsi a casa. Lo devo dire con il cuore in mano proprio. Ora, grazie, naturalmente non ripeterò i saluti che sono stati già fatti da Claudio, però a quei saluti io ovviamente mi associo e vengo immediatamente nel mezzo delle cose, in media stress. Qual è il senso del lavoro che andiamo facendo? Perché noi andiamo un po' in giro, magari loro, Fernando, Claudio, molto più di me, insomma di tanto in tanto ci sono pure io. Qual è il senso di questo lavoro? Purtroppo intorno al 1799 c'è una leggenda nera, nel senso che il 1799 è stato presentato come, ecco, certi film western, da una parte tutti i buoni, cioè che sono i martiri, non a caso si usa questo termine, martiri della rivoluzione napoletana, che si chiamavano patrioti, no? Chiamavano se stessi patrioti. E dall'altra parte invece ovviamente uomini dotti, uomini di cultura, uomini di sacrificio eccetera eccetera, dall'altra parte invece della gente la quale era incolta, perché anche questo è un problema per noi ovviamente, della gente che era incolta, pensiamo ai Lazzari, no? E a tutto il popolo napoletano che si ribella contro i francesi che oramai sono alle porte di Napoli e combattono e muoiono. No? Muoiono in massa, a migliaia, combattendo contro gli invasori, perché poi erano invasori, stranieri, voglio dire. E quindi dall'altra parte poi ci sarebbero i biechi reazionari, ci sarebbero gli ignoranti, il cardinale Ruffo che non faceva altro che puntare ancora una volta sull'ignoranza delle masse contadine, eccetera, eccetera. Insomma, tutti questi luoghi comuni che pian piano si stanno un po' diradando, nel senso che pian piano si sta cercando di fare giustizia delle cose e di ripristinare la verità dei fatti, ma tanto lavoro c'è ancora da fare e per questa ragione noi ci proviamo a dare il nostro contributo, ci proviamo a dare il nostro contributo. Abbiamo cercato insomma negli anni singolarmente oppure in gruppo di ripubblicare testi inediti, di pubblicare contributi originali, e l'opera che sarà presentata da Fernando rientra proprio in questo programma. Tra un po' uscirà un'opera che invece raccoglie le memorie del marchese Malaspina, che era l'aiutante reale, quindi il re aveva dato proprio come aiutante reale, come aiutante di sua fiducia al cardinale Ruffo, questo marchese Filippo Malaspina, il quale scriverà poi nel tempo
delle memorie che non sono state più edite e saranno pubblicate fra un mesetto, insomma, quindi è tutta una serie di iniziative, ecco, la pubblicazione della prima analisi dal punto di vista interpretativo generale di questi modi, che opera per esempio a fare già a settembre del 99, ecco, è mai più edita da allora, che è opera di Francesco Colangelo, un sacerdote che poi sarà vescovo di Castellammare e che poi arriverà addirittura ad essere quello che noi oggi chiameremmo il ministro dell'istruzione, no? Allora si chiamava presidente della giunta di istruzione, ed è lui che fissa alcuni paletti. Lo scopo di questo mio intervento è questo, insomma, cercare di dare di prendere in esame alcune tesi generali intorno ai fatti del 99, alla rivoluzione di Napoli del 1799, cercando di darne una interpretazione complessiva. Ovviamente sarà una interpretazione molto diversa da quella normalmente data. Farà riferimento soprattutto a questo autore, cioè a Colangelo, che era uno degli intellettuali peraltro più prestigiosi d'Italia al tempo suo, quindi non era uno sprovveduto ed era capace di analisi che al tempo suo fecero scalpore, ovviamente, per il peso della sua autorità e per l'acume che egli rivela in questa sua produzione. Il punto qual è? Intanto conviene fare giustizia di tutti questi pregiudizi, insomma, dottrina contro ignoranza, cultura contro malaffare, eccetera, eccetera. Il mondo culturale nel 1799 si divide, c'è chi sta con la Repubblica, c'è chi sta con il sovrano, d'accordo? E quindi sta con il cardinale Ruffo, con la Santa Fede, per cui, che so io, a un Domenico Cirillo che invece è repubblicano, diciamo, è simpatizzante e attivo anche nell'ultima fase della sua vita, nella vita di questa Repubblica, corrisponde esattamente il medico Domenico Cotugno, chiaramente, quindi che è orientato su tutt'altre posizioni. Che so io, matematici, scienziati come Lauberg, che è il presidente addirittura a un certo punto ed è schierato ovviamente sulla parte rivoluzionaria, corrisponde dall'altra parte, che so io, tutta la scuola sintetica, della geometria sintetica napoletana, quindi Nicola Fergola, che aveva e dà presso gli storici della matematica un vestigio europeo, spiego. Che so io, anche per l'arte, per tutto quanto, voglio dire, la cultura si divide, così come si divide l'alto clero, no? Perché c'è tutta una fetta dell'alto clero che sta con il cardinale Ruffo e quindi con la Santa Fede, ci sono dall'altra parte vescovi che invece sono schierati con la Repubblica. Quindi è una vera e propria guerra civile. Tra l'altro, ecco perché io, come dire, insistevo, si dicevano, nel senso che dicevano se stessi patrioti, ma è difficile vedere un patriota che da Castel Sant'Elmo bombardi i suoi concittadini, naturalmente, no? Cioè, è una cosa molto difficile da capire, come si fa a dire patriota uno che da Castel Sant'Elmo non bombarda il nemico, no? Che è francese, ovviamente, ma bombarda invece i cosiddetti Lazzari, contribuendo in maniera determinante alla sconfitta dei Lazzari stessi. Contribuendo in maniera determinante, quindi questo senso patrioti controvenduti, no, all'assolutismo regio, eccetera, è qualcosa che è assolutamente tutto quanto da riscrivere. Per giunta noi abbiamo dovuto fronteggiare in questa opera di disinformazione un colosso come l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che insomma ha proseguito su questa strada, anzi l'ha addirittura accentuata. E non è il caso, insomma, è il caso invece che si proceda ad un sereno
esame delle vicende storiche, delle figure, riconoscendo, come è normale che accada, i giusti meriti ad ognuno, ma anche a quegli eroici, li chiamava Lazzaroni, no, a quegli eroici Lazzaroni che riscossero l'ammirazione dello stesso generale invasore, il generale Championnet. Quindi dando a loro il riconoscimento dell'eroismo dimostrato in quelle giornate del gennaio del 99, riconoscendo altresì la fedeltà ai principi tradizionali a tanti uomini, no? Come cattolicissimo Fergola, il sacerdote Colangelo e così via, tutti questi uomini che invece decisero o di schierarsi apertamente con il sovrano e la santa fede, oppure di stare da parte non avendo animo di guerriero, ma in attesa di tempi più idonei. Ora, le interpretazioni di questo anno, è un anno epocale, viene studiato dappertutto in Europa, no? Ci sono testi sul 99 napoletano, in Francia, in Germania, in Spagna, in Inghilterra, ci sono testi praticamente dappertutto, e sono gli usi stranieri che si accostano a questo mondo, no? Perché è così importante? Questo è il problema. E quindi perché queste vicende che il meridione d'Italia vive sono così importanti per l'intera storia europea? Perché qui si gioca una partita. Si gioca una partita che è per un verso la prosecuzione di quella francese, per un altro verso mette in discussione un ordine complessivo che regnava nei diversi stati della penisola, e quindi qui il gioco è importante tanto più perché Napoli, come diceva Claudio in precedenza, era un po' la New York del tempo, nel senso che Napoli era una grandissima città, importantissima. Essere napoletani significava, voglio dire, essere in rapporto con la cultura europea, essere napoletani significava vivere in una città della, come dire, vitale, e probabilmente era la più importante d'Italia. C'era Roma, ma perché c'era il Papa, se no era ampiamente, voglio dire, surclassata la stessa Roma. Dunque il 799 è importante. Come leggerlo? Noi qui abbiamo avuto tante interpretazioni. C'è chi ha parlato di rivoluzione passiva, la celeberrima tesi di Fuoco, no? Il quale dice i rivoluzionari pretendono di imporre al popolo napoletano e meridionale qualcosa di astratto elaborato altrove, e il popolo non era ancora pronto per queste cose, perché poi al fondo c'è sempre questo pregiudizio di un popolo ignorante. Questo è il punto. Dall'altra parte c'è chi parla del 799 come contrasto tra città e campagna. Anche questa è una tesi che francamente fa acqua da tutte le parti, no? Perché la cosa è ampiamente trasversale. C'è chi parla, ecco, pensiamo a tutta una linea di tipo marxista, c'è chi parla del 99 come contrasto tra la borghesia e invece i ceti rurali, che non vengono accontentati nelle loro aspirazioni e quindi si ribellano, no? Contro questi borghesi. Insomma, sono tutte, come dire, interpretazioni le quali danno senz'altro qualcosa di vero, ma sempre in termini molto parziali. Più incisiva, a mio modesto parere, è invece l'interpretazione teologica di questi fatti del 99, altrimenti non ci spiegheremmo una serie di cose. Contrasto borghesia, ceti umili, diciamo così, uso una categoria che non è tipica della tradizione marxista, ma si vedono tantissimi borghesi che sono schierati invece del sovrano. Quindi invece diventa difficile giustificare per quale ragione, tanto per dire, adottano il calendario repubblicano. Qual è il problema? Cioè, perché
non si possono contare gli anni da, come secondo la nostra cronologia tradizionale, dall'anno 1 che è dato dalla nascita di Nostro Signore, perché noi contiamo gli anni così, no? Sarà anche una cronologia sbagliata, perché poi si è visto che si è discussa, però quando è stata proposta era quella lì giusta, voglio dire, e noi siamo ancora orientati in quella direzione, perché ad un certo momento la scansione, che è ancora quella che noi abbiamo, settimanale, viene sostituita, tanto per dire, da quella decadaria. Per quanto riguarda, ecco, queste cose, per quanto riguarda queste cose, ci sono dei documenti che portano a tutte e due le datazioni, no? Si comincia a contare dal 92, anno della prima Costituzione francese, e poi si aggiunge magari l'anno della cronologia cristiana, ma ci sono tanti documenti che l'anno della cronologia cristiana non lo prendono neanche in considerazione. Perché? Che evidentemente si vuol dare l'idea che qualcosa di interamente nuovo, che quindi non aveva a che fare con la tradizione cristiana, era sorto. Ma questo significa voler dimenticare il contenuto fondante della nostra civiltà, che è il cristianesimo, da una parte, ovviamente, dall'altra parte, andando più indietro nel tempo, c'è la Roma pagana, c'è Atene, ma quello qui non si riescono a fare 500 metri, in un raggio di 500 metri ci sono nomi di santi, nomi madonne, sicuramente io non la conosco questa cittadina, nel senso che è la prima volta che ci vengo, ma dovunque è così, tutto ci parla del cristianesimo. Bisognava sradicare proprio questo, e non a caso è proprio il rapporto con la Chiesa e la religione cattolica, bisogna poi chiaramente distinguere, che bisognerebbe analizzare con calma, perché Championnet, che è un furbo sicuramente più moderato di Napoleone, su questo non c'è dubbio, che Napoleone quando era un giovanotto fa strage a Torone, strage letteralmente di tutto. Invece Championnet, bene o male, come dire, fa i suoi combattimenti, le sue lotte, le sue battaglie, eccetera, eccetera, e poi evita di calcare eccessivamente la mano. Però subito dopo viene fondata una cosiddetta commissione ecclesiastica che si deve occupare proprio di mettere in rilievo il rapporto che bisogna tenere con la Chiesa e con la religione cattolica. Se per loro non è importante, come mai tra le primissime preoccupazioni c'è proprio questa? Qui è appunto, bisogna scristianizzare il popolo napoletano, e ovviamente per converso, per contrasto, chi si ribellerà a tutto questo, cioè il cardinale Ruffo, di che cosa, come dire, quale sarà il simbolo che adotterà per mobilitare la gente? Mobilitare la gente, che significa mobilitare masse, significa mobilitare masse anche di diseredati, ma anche di nobili, anche di borghesi, di qualsiasi, voglio dire, ceto. Quale sarà il simbolo? Ovviamente il simbolo della croce, perché è quello il simbolo intorno al quale è possibile riunire di nuovo il popolo meridionale. E proprio Armata Cristiana e Reale è il titolo dell'esercito della Santa Fede, quello che noi comunemente chiamiamo della Santa Fede, e avendo questo simbolo e le parole d'ordine connesse con questo simbolo, noi vediamo che il popolo meridionale si ribella. Ci sarà il mio omonimo, perché ci sarà il ciclo, ci chiamiamo tutti e due Fernando, il quale parlerà proprio delle diverse tappe, ma quando parte, lo dirà molto meglio di me ovviamente, quando il cardinale Ruffo parte, erano quattro gatti, ma quattro nel senso letterale. Poi se ne aggiungono due di gatti, tra cui Petromasi, no? A Messina. Ma il resto non hanno niente, no? Cioè voglio dire, non hanno armamenti, il resto si farà man mano, in Calabria e così via. Questo significa che il cardinale Ruffo
risponde ad un bisogno della gente, risponde ad un bisogno della gente. E in quella vicenda si capisce anche la necessità di educare il popolo. È fondamentale tutto il lavoro che in precedenza aveva svolto, era morto da un pezzo chiaramente, Sant'Alfonso Maria del Golfo, con le cappelle sierotine, no? Riunioni, vespertine, serali di laici che venivano in qualche modo introdotti alla, come dire, a quello che significa vita civile. È fondamentale per tutto questo lavoro che il Cardinale Ruffo farà accompagnare la sua azione militare o farla immediatamente seguire da un'opera di educazione. In quest'opera di educazione, ovviamente, che doveva contrastare l'altra opera di, io direi, diseducazione dei catechismi repubblicani, il più noto dei quali è un catechismo che nel corso del Novecento è stato attribuito al vescovo Natale di Vico Equense, ma appunto è un'attribuzione che ha avuto durata più o meno di un secolo, perché nell'Ottocento non lo si attribuiva a lui e dal 999 in poi è stato revocato in dubbio. Ma in ogni caso questo catechismo serviva proprio per educare il popolo alla Repubblica e al rispetto delle istituzioni repubblicane. C'è bisogno di un catechismo diverso. Ecco il catechismo reale di Monsignor De Felice. Naturalmente Monsignor De Felice parla di quello che deve essere vescovo di Sessa, sì, quindi è proprio di questa zona. Naturalmente Monsignor De Felice parla di che cosa? Parla su due livelli, almeno quelli fondamentali. Uno, qual è l'origine del potere, no? La lettera ai Romani di San Paolo parla chiaro, ed è il testo canonico. La lettera parla chiaro: non c'è autorità se non da Dio. Poi bisogna chiarire come comportarsi nei confronti di questa autorità. Ecco allora il senso del rispetto delle leggi e di tutto quanto, possa, contribuire ad un vivere civile e ordinato. Esattamente quello che invece veniva negato dai catechismi repubblicani. Sono almeno quattro i catechismi che vengono stampati a Napoli durante questa stagione rivoluzionaria, che poi partirebbe, ecco, con delle date simbolo 23 gennaio, no? Siete liberi finalmente. Queste sono parole che stampa e fa diffondere uno straniero, cioè è buffa come cosa, cioè uno straniero che viene a dire a noi, ai nostri padri, siete liberi, no? C'è già da sospettare. L'altra data simbolo di chiusura ovviamente potrebbe essere quella che ha reso caro al mondo sanfedista il santo di Padova, perché sarebbe il 13 giugno, data in cui i sanfedisti entrano in Napoli, però la partita non è ancora finita, continuerà ancora per un poco, però quel 13 giugno può essere assunto come data simbolica di chiusura. Benissimo, allora quello che accade in questi pochissimi mesi, no, sul piano educativo, è da parte della Repubblica è uno sforzo immane. A quello sforzo bisognerà far corrispondere qualcosa. Ecco la grandezza dell'intuizione di De Felice. E devo dire che da questo punto di vista le intuizioni, dei sostenitori della cattolicità e del regno, devo dire, sono state tante e tante volte più acute e più profonde delle stesse posizioni sovrane. Ma di questo ovviamente non è il caso di parlare, perché credo di aver già oltrepassato ampiamente i limiti stabiliti per il mio intervento, quindi vi chiedo scusa di questo, ma almeno qualche parola mi toccava dirla. Vi ringrazio dell'attenzione, veramente. Grazie a tutti.
sembrava un intervento pesante, ma anche per quei bambini un giorno forse qualche parola detta vi arriverà in mente. È ovvio, De Felice e De Paoli furono il duetto di quel periodo, molto molto importante. Adesso, prima di lasciare la parola a Raimondo, voglio solo dire una cosa. Un testo molto importante, come diceva il professor Di Mieri, è proprio questo Pietro Masi. Pensate, questo testo è stato tradotto in 11 lingue, in italiano si conosce ben poco. Noi abbiamo avuto la voglia di farlo in maniera anastatica con Fernando Riccardi, che è il secondo pezzo della 90 di cultura che oggi è qui, che vi parlerà poi più della cronaca di guerra, se si può dire, più dei eventi sia della marcia San Vitisse e sia dei fatti qui. Noi abbiamo voluto farlo perché non è possibile che in India conoscono questo testo, in Italia no. Quindi l'abbiamo fatto in copia anastatica. Io sono nato a Sessa Urunga, quindi io l'anno scorso a Sessa, quando ho fatto il convegno, ho messo al costo di 15 euro, un video tutto eccezionale per la nostra terra. E oggi, siccome Cellone è anche casa mia come Sessa, io poi vengo da casa madre, abbiamo deciso insieme a Fernando e all'associazione che rappresento anche quest'oggi di fare 15 euro in via del tutto eccezionale. Allora io adesso non parlerò più se non per spiegare che Raimondo farà un pezzo dedicato a Domenico Fuoco, che non è un brigante del 99, ma è dell'ultimo brigante insorgente di San Vito in Fini, Alta Terra di Lavoro, nel 1870. Perché abbiamo voluto fare questo? Perché se le insorgenze nascono con Fra Diavolo, con le onde di Tora, poi finiscono definitivamente con la morte di Domenico Fuoco, di San Vito in Fine, che anche lui ha imperversato e operato anche in questo territorio. Quindi Raimondo parlerà di Domenico Fuoco. Grazie. Domenico Fuoco. Chissà quanta cosa si trova giù in cima a me. Spaccapietre di San Pietro in Fine, cresciuto combattendo con i lupi. Ma voi ci pensate a sta gente che sta in casa, che a San Benda? Spaccapietre mi sono fatte mai. E poi mi metteva a combattere con i lupi, secondo voi. Non teneva niente da fare. La verità, sapete qual è? Io sono militare. Sono stato sempre militare da quando sono tenuto l'età per fare. E sono continuato a combattere per re a cui avevo giurato fedeltà. Ancora me la ricordo come è successo, come è cominciato tutto questo. Ottobre 1860. Me ne ero andato ai paesi miei perché teneva il ruolo volontari perché per difenderci, ma forse ci abbiamo pensato un po' troppo tardi a difenderci. E quando sono arrivato ai paesi miei, oramai i segui comandavano i signori, quelli che erano fatti sempre quello che gli pareva, da quando erano nati, loro in botta si erano messi a combattere per la libertà, dicevano essi. Ma la libertà che volevano, lo sa ci qual era? Era la libertà di fregare la terra alla povera gente. E che l'hanno fatta? E se scausa cara che è venuta, ce l'hanno mandata pure buono. Mo tenno la terra e s'atteggiano. Fanno i signori, fanno quasi i nobili. Che ne arrivi però, perché quando arrivi basta una scoppettata alla campana e spariscono tutto quanto, come ne sorge quando vede gli altri. Danno però mi facevano scappare a me. Scappiva il riva a Gaeta, il luogo è cominciato tutto. Prima che la Grange, poche Chiavone, poche Tristani, poche Serraganda, poche Maccarone, troppe alla cantare. Invece di farsi corne, si fece scuro. Alla fine mi sono da fare la banda mia. 250 uomini e è cominciata la guerra. La guerra non è bella. La guerra può piacere solo a chi non l'ha fatta mai.
a me la guerra una a una mi sono mangiato tutti gli uomini che teneva 250, non erano rimasto quattro, mi sono mangiato una frate, mi sono mangiato una nipote, mi stai a far morire fame mamma. E chiane chiane tutte ed ascoltate. Ecco, noi stiamo qua in cima, in nato quattro, e tutti quelli che dentro a chi stanno sono aiutati, sono fatti campare. I soldi miei, i soldi della banda, lo provano a tradirmi. Ci provano però, perché appena ho ingassato lì, sono morti. Tutto quanto, io non tengo pietà a nessuno, perché se teneva pietà non era durata 10 anni. Mo però le cose sono toste, sono sempre più toste. Nicandro Bucci, detto con Barone, che mi è pure mio parente, che mi ha sempre aiutato a tutti che stanno, mo mi pare che sta a fare una cosa che non mi piace tanto. Stavolta ci ho convinto a farsi rapimento. Siamo arrivati due persone e stiamo aspettando la trattativa per i soldi che ci avessero dato. Noi i rapimenti siamo sempre fatti, pure prima, ma era sempre gente che teneva qualcosa da scontare. Invece sono due che non li conosce per niente. Hai fatto tutto questo, hai fatto tutto con Barone, ci ha detto chi erano, a dove abitavano, a dove erano arrivati a pagare, quanti soldi potevano pagare. Sta a fare la trattativa, tutti esse. E oggi te ne arriva appuntamento. A Navarotta io sono più a terra. Ma io non mi sono fatto trovare oggi. Perché a me non mi piace che si sta a comportare. Loghi sono fatto aspettare e poi sono fatto accompagnare qua in cima. E come è arrivato qua in cima, si è cominciato a guardare attorno. Dice, ma siete solo chi? I gli altri stanno nascosti e si scappate, a due cose. E non rispondeva, ma riguardava in faccia e si abbassava gli occhi. A me questo non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto come si stava a comportare. E gli ho detto, tu non te la vieni a sera, tu ma sera da dormi qua, e domani te la vado a buono come sta la situazione. La cosa buona però l'ha fatta. È portato a mangiare, è arrivato che una mula carica di roba e siamo mangiati. Troppo tanti giorni che mangeremo pochi e niente. Io mi sono fatto pure notare un bicchiere di vino e tenga dice che mi è andato in gatto. Mo sono uscito qua fuori e spero che quest'aria fresca meraviglia una cica. Ma mi sa che non è così. Anzi, giusta e più sente che non si stanno a chiudere gli occhi. Sapete, io con Barone vi ringrazio, che stavolta mi è fregato. Mi è fregato e mi sono morto. Però io non ci credo che mi sono morto. Mi vedo ancora tutta la parte. Mi vedo vivo. Io lo saccio. Mi sono guardato in faccia e ci ho detto, con Barone, ma tu te ne stai di ciocca? Io mi sono morto, ma sei ucciso tu? Non lo ricordo più che mi sei ucciso tu. Come può essere che la sera, lo che sotto il supporto, mi sei incontrato a me? E mi sei visto a cucire, con la pistola a mano che tu voleva sparare. Ma chi te non era io? Io mi sono morto, ma sei ucciso tu. E quando stai mangiando, guarda che i piatti mi vedi a me, non mi viene più, ti affaccio alla finestra e mi vedi fuori ai vetri. Io te lo dico, comparò, tu la ciocca non la ti provi a più. Io sono morto, ma se ci sei tu, te lo devi riportare, non posso essere. E oggi, tu che tutti i soldi che ti sono dati e quelli che ti hanno dato, facciti per me. Te sei comprata mezza montagna qua, tutta sta terra, fino alla vita è tutta roba tua. Io oggi sono venuto qua in cima a guardare la roba tua, ma ti hanno avuto da portare quasi in braccio.
perché tu ti sei talmente addolorito che non ce la fai neanche più a camminare. E mentre stai esse, rabotta, birra in acqua. Poi tu lo sei seduto ricci, calabro, ogni tanto si è tranquillo della gente, la gradisce. Si è seduto ricci, ma non si è visto mai. E manca si è visto mai un'aquila così rossa. Questa è proprio un'aquila rossa. E ce l'ha che te. Ce l'ha che te e a un certo punto togli e ti si appalancia il cuore. E quando ti si appalancia il cuore, tu la guardi buona, invita la faccia mia. Un barò, fregate. Allora, adesso un altro uomo di cultura, come diceva Biagio, Fernando Riccardi, che lui conosce bene perché ormai giriamo da parecchio, da 4 anni. E Fernando Riccardi sono 30 anni che va negli archivi non solo d'Italia, anche d'Europa, per parlare, per studiare il brigantaggio del 1799 al 1860, e quindi parlerà non soltanto del testo, ma parlerà anche dei fatti che sono accaduti qui, il cielo, la sessa, è tutta una storia che c'è ancora da riscrivere. Volevo soltanto dire una cosa: questo testo è una collana del 99, è il numero 1, abbiamo fatto il 2. Se qualcuno accende ha voglia di perdere un po' di tempo negli archivi, ha voglia di scrivere qualcosa di quella storia, noi siamo disposti a pubblicarlo a spese nostre, perché vogliamo continuare in questa avventura del 99. Adesso lascio la parola a Fernando Riccardi e buon proseguo. Grazie Claudio, grazie a tutti gli organizzatori, in primis chiaramente, grazie a Bernardo che ogni tanto ci ritroviamo seduti da quest'altra parte del tavolo, e grazie a tutti quanti voi chiaramente per la pazienza che state dimostrando. Io farò l'intervento conclusivo perché poi Fernando ha mirabilmente ricostruito un po' quello che era l'UNS, no? Quello che era l'atmosfera, e ci ha parlato, c'era senza tanti mezzi tecnici, di uno scontro di civiltà, uno scontro fra atei e miscredenti da un lato e cattolici dall'altro. Quindi c'era anche questo scontro che ricordo un po' Costantino e Bassenzio, no? Costantino adotta il simbolo della croce e sconfiggi magari di Massenzio, sta dietro per un cattolico, diciamo, di quelli comuni forse, però usò, come dire, utile al direttevole, pigliò questo simbolo e sotto questo insegno riuscì a vincere e a sconfiggere l'esercito di Massenzio. Ecco, il cardinale Ruffo, Fabrizio Ruffo, che come ha detto precedentemente per l'anno di ieri, scusate, io ho un po' la voce rauca per il raffreddore, quindi riesce anche sgradevole, più sgradevole del solito. Ruffo, che non era questa leggenda nera di cui parlano solitamente i libri orientati più o meno tutti quanti in quella stessa direzione, assolutamente. Anzi, Ruffo era un uomo, perché questo è un cardinale, non era sacerdote, ora si poteva fare anche questo. Era un progressista, si direbbe oggi, un uomo del fare, un uomo del domani, proiettato nel futuro, se così possiamo dire, che aveva già dato ampia prova del suo valore quando lavorava nello Stato Pontificio all'indipendenza del